prima. Allora, si rievoca la festa della mietitura. Qui abbiamo dei contadini che ci fanno vedere come si faceva anticamente la mietitura. Per ora, adesso è un gioco, però alcuni anni addietro era un lavoro faticosissimo. Si iniziava dall'inizio del mese di luglio, per 15 giorni si procedeva senza interruzione. Questi qui sono i legacci che si adoperava, erano piccole cose di legno, là, di castagno lì. Ecco, questi covoni vengono fatti così, legati, e poi fa provare come fa i capelletti. Come fa i capelletti lì. E poi, quando i covoni erano fatti, si faceva dei piccoli mucchietti lì, nei campi dove erano lì. E si lasciavano stare per 7-8 giorni lì nei covoni. E così. Poi quando quei covoni lì, quando quel grano si era finito la mietitura, allora si passava poi con il carro qui, si caricava quei covoni qui e si portavano a casa. Certo che allora la mietitura era molto faticosa, tutto a mano, qui è tutto fatto a mano. Così la falce taglia di più. Ecco, adesso lei è stata filata e adesso... Ecco, questa qui è sempre la falce, adesso continua a tagliare. Com'è questa? Ci sono tutte le falce. Ecco, vede che adesso come taglia più bene e non lo tira fuori, non arranca dalla radice, ecco, tagliando così. È un lavoro certamente che è di essere abituati a fare questo lavoro, che certamente che vede che la falce va bene adesso che è stata filata. Il pupo serviva per tagliare le bolle, mentre che questo è un spazio. Perché io ne ho una così? Veramente. È una così. L'Amsuria proprio l'Alessandrina era questa. Ecco. Perché prendi il grano così, te lo porti tutto qua nell'angolo con la manciata, zac lo tagli. Questa piuttosto l'uso spazzò un culato. Quelle che lo tagliavano così, facevano il mucchio, tracchio un po' giù e ne restava un pulastro. Invece questo è da erba. No, io stavo anche dai, anche il gamba. Vestito tipico della... No. Non era questo. No, no. Era un vestito... No, avevamo vestiti normalissimi, non così. Normali, guardi. Questo allora è un vestito? Questo è un po' acquistato. È un po' acquistato. Non è di... Non è della mietitrice. Della mietitura di oggi. Poi per legare i covoni, per legare... Operiamo il truttaglio. Il truttaglio, li avete preparati? No, non l'abbiamo ancora preparato, si vedrà qualcheduno. Nei rovi c'è quelli belli piccoli, lunghi un metro e mezzo. Si taglia e poi si fa. Poi tu groi, va quando il gruppo, ma tu groi come si fa il gruppè. Veramente, sputano anche il gruppè con il grano. Gli aglioti, ma poi ci vuole la caviggia e il grano andrebbe un pochettino più verde, perché se così si rompe. Però... e non puoi legarlo come vuoi. Ecco. Però una volta
Prima si preparavano le tortagne. Prima andavano nei boschi di tagliò castagno a tre anni. La giornata più cattiva dell'anno. Il tagliò tafani che musticavano. Per preparare le tortagne. Per preparare le tortagne, una fuoco di fasci. Nei cespugli un caldo che si moriva. Quindi era circa 100 per le fasci. E magari una fuoco una carocca, gli ancora 26-30 fasci per fare 2000 fascine. 2000 fascine. Mica come poi, ma sono andato tante volte a tagliare nei boschi di castagne. Quando io ho 4 anni tagliò, e piove tutte quelle piccole in giro, che tra l'altro quella lì non veniva, non guastava, anzi portò in vantaggio al bosco, perché l'occhio univa su e tagliava quelle 10, 15, 20 per ogni cespuglio. Ed erano di? Castagno. Più che altro castagno. Castagno. Ma van bene nocciolo, van bene il sangugno, lo bene un po' tutto, basta che sia. Nella tortagna che conta è torcerla. Per farci la gaspa. Che non si rompa. Bisogna torcerla, poi si piega, si fa la gaspa. E poi ce lo farete vedere allora. Quando il gruppo va. Perché se è legno di quello friabile, torcendo si rompe. Si rompe, la castagna è pastosa. Esatto, va bene. Allora sta a stravaglia meno, come il vimine. Tanti gruppo anche con i gorretti, i vimini, no? I salici domestici, allora li tagliavo quelli con i po' più lunghi, quelli ti dovevi come tu, perché quelli andavano bene. Anche a secchi, tagliati d'aprile, ma quando l'hai sdruta col vino, quelli grossi si mettevano poi nel torrente a bagno, sdruosci lì. Però Pinotto, una volta c'erano praticamente famiglie intere che facevano. Famiglie intere, sì. 8-10 prendevano i campi, erano grandi come fosse questo, prendevano magari andare in su 10 metri, un metro ciascuno, facevano in andi dove quando io ci metto uno e più uno grandi. Ecco. E per passare il tempo, anche i tempi là, e più tanti. Per non sentire la fatica, al tovo. Ti piacciono di canti. Ne prendevano a tagliare 10 sacchi, ne prendevano uno loro a tagliarlo. Ho capito. C'era chi andava a tagliare. Per mangiare. Di più passione, ogni 9 quintali di grano, ogni 9 quintali di grano battuto, in più un sacco l'uno, il tagliavo e a gratis. È una forma di lavoro. Come io mi ricordo che vedevo fare questi lavori, c'erano anche dei ragazzi giovani che venivano anche sgridati a volte quando non lo tagliavano basso. Ecco, quando non dai, perché si faceva meno paglia, è vero? Poi si spigolava dopo avermi tutto. Ce ne rimaneva qualcuno, poi i bambini sono quelli che avevano raccolto. Ma più che altro. Spigolavano. E il quinto, ecco, vedi, colli di un tagliere sul manto, vedi che taglia già diverso. Io. Un'altra tecnica. Poi c'è chi che faceva così, lo spostavano col piede e facevano così, tanto lo tiravano avanti, tagliavano spazio nuovo. Dico. Allora, una cosa, guardiamo un po' le tecniche, così è spazio. Spazzunè. Ecco. Così rimaneva più male. Ecco. Che rimane più male. Più male. Facevano prima. Facevano. Quelli che lo prendono. Sì. Sì. E secondo la tecnica uno che adoperava comunque è sempre fatica. È sempre fatica, ma rimaneva meglio così. Sì. Così va con la tagliola con la metti lega con l'isciure, una porta la batti con la metti trebbia e una porta la con la metti lega. Sì, però vedo che ormai siamo quasi alla fine, è poca roba questo in confronto a quello che si faceva tanti anni fa. Questa è una dimostrazione, ma quando allora si tagliava si cominciava al mattino alle 6, appena asciutto, non alle 6. Bisognava che fosse asciutto dalla rugiada. Dalla rugiada, ecco. Quando era asciutto così verso le 8 si tirava fino a notte. Quando poi calava il sole, per riposarsi si legava il grano. Ecco, tanto per tanto si era avere un attimo un po', di relax. Per riposarsi
e si tagliava il grano. Comunque si otteneva una bella bronzatura naturale. E i viotti e il grano messo assieme per legare il grano. Caviglia, sì, quella caviglia. Si legava uno con l'altro così. Ecco, adesso questo è secco, non riesce. Non riesce, va umido. Ci voleva quello, umido. Così. Poi si stende, ma va a grano piuttosto lungo, si stende per terra e poi si lega con una caviglia, su, si lega con la caviglia, si prende e si lega. Adesso questo qua è secco, quindi non è... Poi è cotto. Poi è cotto, ci vuole quel grano che è alto. Ci vuole un'altra qualità di grano sarà stata. Una volta era un'altra qualità, ecco. C'era altre qualità, altre varietà che venivano... alto un metro, come minimo 1,20 m, allora quello potevi fare. Ad esempio, Pino, questo qua non so che qualità è di grano? Questa è una qualità primaverile. È nato dopo il 25 aprile, guarda cos'è venuto, non è più piovuto, ha fatto... È marzolino! Ha fatto fin troppo. Invece quello che dite voi è quello che si semina in autunno. E si chiama? Ma adesso non ci sono più, una volta c'era l'Arietti, il Frasinetto, erano tutti i grani che venivano molto alti e allora servivano benissimo e rendevano, in quei tempi rendevano molto di più che adesso c'è tutte varietà che non hanno né paglia in collina e poco grano, in pianura vanno benissimo ma per la collina non vanno bene. Io sentivo parlare del Manitoba. Questo è proprio Manitoba. Ecco, questo è Manitoba. Che si semina anche in primavera, fa lo stesso, però se non piove non può venire, non dà la resa che dovrebbe dare. Se fosse piovuto almeno, è stato seminato verso fine aprile, fosse piovuto verso metà maggio due volte, faceva l'annata uguale come quella seminata di autunno. Comunque guardi, fare questo lavoro si aveva una bronzatura perfetta, senza bisogno di abbronzanti, senza bisogno di andare a mare, sì un po' d'olio d'oliva e basta. E basta. Te non avevi mai visto fare sto lavoro a mano, no? No, io ho visto a farlo. Difatti mi ricordo che c'erano dei ragazzi che venivano anche sgridati se lo tagliavano troppo alto perché si faceva meno paglia. Io mi ricordo. Noi scriviamo fa niente. Alivia Agnese, guarda come l'hanno tagliato male. Ma non è vero, ma non sei anche te. Poi anche, ma noi siamo volontari, anche la faccia va che taglia, proprio. Va martellata come il ferro e va proprio che taglia, perché se non taglia è facile che arrivi nelle mani. Bisogna. Allora magari un altro anno. Prima di iniziare a tagliarlo ci fate vedere con l'attrezzo piantato per terra. Sì, piantato per terra. Col martello. E dopo l'incudine. Esatto. L'incudine.